questo video andremo a creare un'istanza DB sul nuovo InfluxDB da collegare ad OpenHAB 3 come motore di persistenza e successivamente faremo un test di acquisizione di alcuni dati di temperatura dal nostro solito SONOFF per verificare che questi vengano memorizzati e storicizzati. Per creare la nostra nuova istanza andiamo su Portainer e ci loghiamo. Ci colleghiamo al nostro Docker e andiamo a cercare il container di InfluxDB aprendo la relativa shell. Ci colleghiamo quindi all'istanza del nostro InfluxDB e creiamo un database chiamato OpenHAB 3. Verifichiamo. Perfetto, ci colleghiamo al database. Adesso andiamo a creare un utente di amministrazione sul database. Mettiamo password OpenHAB. E poi dobbiamo andare ad abilitare l'autenticazione. Per abilitare l'autenticazione dobbiamo innanzitutto crearci un file di configurazione di InfluxDB utilizzando il comando di sistema. Il file lo andiamo a scrivere in una cartella raggiungibile dal Raspberry, quindi possiamo scriverla nel percorso mappato. InfluxDB.com. Ok, andiamo a vedere sul Raspberry. Entriamo con sudo, così non abbiamo problemi di permessi. Non mi ricordo il percorso mappato. Vado a impostare. Ok, abbiamo il nostro file. A questo punto possiamo stoppare il container. Stop. Entriamo in modifica del container, in modo da poter mappare il file di configurazione, quindi il container lo leggerà in InfluxDB, InfluxDB.conf, gli diciamo che è un bind, quindi lo facciamo puntare un file direttamente sul Raspberry, che poi andrò a creare, data InfluxDB, InfluxDB.conf. Mettiamo read only così siamo sicuri. Prima di deployare il container andiamo a crearci la nostra struttura. Make dir-p data docker InfluxDB. A questo punto qui dentro ci copiamo il nostro file di configurazione. Vado un attimo a vedere il percorso di mount perché non me lo ricordo. Abbiamo il nostro file di configurazione. Adesso cambiamo i permessi dalla cartella data in poi. Andiamo nel file di configurazione. E lo modifichiamo. Andiamo a cercare la sezione HTTP. Auth enable mettiamo a true. In questo modo abilitiamo l'autenticazione. A questo punto possiamo provare a riavviare il container, quindi container, togliamo la spunta dallo scarico dell'immagine, così usiamo quella già scaricata e facciamo deploy, replace.
Ok, è andato su senza problemi. Adesso ci colleghiamo e verifichiamo che la connessione al DB ci richieda l'autenticazione. Andiamo sulla shell del container, lanciamo Influx e proviamo a connetterci al database che avevamo creato. Ok, ci chiede l'autenticazione, inseriamo admin e la password che avevamo messo prima e riproviamo a connetterci al database. A questo punto tutto funziona. Possiamo adesso integrare OpenHub. Torniamo sul nostro OpenHub per configurare l'addon per utilizzare InfluxDB come persistenza. Lo dobbiamo fare tramite modifica di file e quindi dalla nostra shell ci portiamo nella cartella di OpenHub dove ci sono i file di configurazione dei servizi. Andiamo a modificare il file influxdb.cfg. Ah già, non è scrivibile, dobbiamo usare sudo. L'url del database lo lasciamo come default perché tanto gira sulla stessa macchina. Come nome utente non inseriamo nulla perché va bene quello di default, OpenHub, e poi lo andremo a creare su influxdb. Come password inseriamo OpenHub e nome del database mettiamo OpenHub 3. Salviamo. A questo punto torniamo sul nostro container e creiamo un'utenza non amministrativa. Gli diamo i privilegi totali sul database OpenHub 3. A questo punto la nostra integrazione è pronta e OpenHub dovrebbe iniziare a memorizzare i dati su InfluxDB. Ho lasciato passare un po' di tempo e adesso possiamo andare a verificare se i dati di temperatura vengono scritti su InfluxDB. Quindi andiamo sul nostro portainer, ci colleghiamo al container, modalità console, entriamo nella nostra istanza database, ci autentichiamo come OpenHub e andiamo sul database OpenHub 3. Intanto vediamo se sono state create le tabelle. Come vediamo sono state create due tabelle, una quella delle temperature e l'altra è quella del cambiamento di stato dello switch, della luce dello studio. Andiamo a vedere i dati di temperatura, se sono stati memorizzati. In teoria la regola di default della persistenza è che a ogni cambiamento di valore viene memorizzato il dato su database. Facciamo una query per andare a leggere ad esempio gli ultimi 10 valori che sono stati memorizzati di temperatura. Desk limit 10, ed eccoli qua. Quindi come vedete il database si sta popolando con i dati gestiti da OpenHub. Questi dati possono venire visualizzati su dashboard per creare dei grafici storici o essere utilizzati per altri motivi, anche da sistemi esterni. Nel prossimo video potremo creare una dashboard su Grafana con all'interno un grafico che visualizza questi dati.